Il tuo personaggio è archetipico e racconta una discesa all'inferno. Sì. Com'è stato diventare una persona, un personaggio così terribile da questa purezza iniziale che invece racconti sullo schermo? Ma quella purezza iniziale è stata fondamentale per arrivare poi a quella crudeltà, perché se si parte in qualche modo cattivi è più semplice anche, ed è anche più bidimensionale il personaggio che si costruisce poi. Quando invece si parte da un'innocenza, da una tendenza poi all'innocenza proprio, il risultato della ferocia è doppiamente crudele e violento. È stata una discesa all'inferno anche per me come attore, perché poi ovviamente col personaggio devi andarci giù insieme, o su insieme quando c'è la fortuna invece di risalire. Quindi trovare dei corrispettivi per cui come avrebbe reagito Francesco in quella situazione, che cosa c'è di Francesco in Andrea, di Andrea in Francesco. Quindi questo è un discorso fisico, non è un discorso mentale intellettuale, è un discorso attoriale, fisico, fisiologico che bisogna fare e farsi durante il percorso, e quello a volte è doloroso anche. Tu hai lavorato con Castellitto nel bellissimo film Il cattivo poeta e ti sei misurato con un gigante. E qui hai lavorato con un'attrice esordiente. Qual è il tuo lavoro di attore cambia rispetto a quello che ti dà l'interprete anche in termini di esperienza, oppure tu utilizzi sempre lo stesso metodo? Ma io non utilizzo un metodo preciso, come diceva Ragno prima, il metodo poi lo dà un po' il regista, cioè nel senso il regista detta il mood del film, in base a quello tu ti crei il metodo giusto per funzionare in quella situazione. E, per quanto mi riguarda, ho imparato tanto da Castellitto e ho imparato tantissimo anche da Elodie, perché poi Castellitto e Elodie in qualche modo raccontano proprio due tipi di personaggi e di energie messe in gioco un po' diverse. E quindi come attore è importante relazionarsi all'altro, all'altro essere umano prima ancora che all'altro attore, cercando di assorbire, di restituire, di sintonizzarsi sull'energia che l'altro propone. Penso che una delle qualità più utili dell'attore sia l'ascolto. E quindi quando è stato fondamentale l'energia che mi ha regalato Elodie, perché tante volte in queste scene l'energia che aveva lei mi aiutava ad entrare a tirare fuori l'energia giusta per il mio personaggio. E quindi sono grato sia a Sergio che a Elodie. Anche per me era la prima volta che facevo delle scene di quel genere. Ci ha aiutato sicuramente il clima protetto che si è creato intorno a quelle scene. Cioè, tutte le scene sono state molto rispettate, perché poi tutte le energie che metti in campo sono in qualche modo private, quindi vanno sempre rispettate e protette. In quel tipo di scena lì, in cui c'è anche la nudità e c'è un'esposizione anche a una possibile fragilità, è fondamentale che il set, quindi tutti quanti, l'operatore, tutti quanti, tutta la troupe, rispetti la sacralità di quella scena. E noi abbiamo avuto la fortuna di avere una troupe attentissima, tra di noi si era creata un rapporto che permetteva anche una protezione reciproca, per cui nei momenti in cui dovevamo fare quelle scene eravamo nei personaggi, quindi non eravamo noi, però sotto c'era il rapporto fra Francesco e Elodie, che è un rapporto di amicizia e profondamente rispettoso e di conoscenza anche profonda dell'altro. Quindi c'erano molte protezioni, perché quelle scene poi sono state in qualche modo anche semplici da Com'è stata la regressione linguistica in una lingua che non ti appartiene? fare. Guarda, questo personaggio fatto in italiano, diciamo, non avrebbe funzionato mai, perché è un personaggio, la lingua, il dialetto riguarda sì la vocalità e la gestione della parola, ma sicuramente riguarda anche il linguaggio fisico, il linguaggio non verbale. Quindi il dialetto sì la postura, quello che comunichi del tuo rapporto con gli altri e col mondo esterno. Quindi è stata proprio un'immersione in qualcosa. Io sono genovese, quindi sia a livello di risuonatori, perché il genovese risuona in altre zone, invece il foggiano è molto più gutturale, una lingua più scura, in qualche modo più animalesca, tra virgolette, in positivo, non è una critica, più terrigna in qualche modo, più terrena, più legata alla concretezza della terra. E quindi replicando quel tipo di suoni arrivi anche ad una
corporalità, ad una fisicità molto diversa da quella fisicità di un genovese o anche di un romano, perché poi scendendo giù c'è proprio un insieme di tipi umani proprio diversi a seconda del posto da cui vengono.